Allora, le banche. Non so chi è di voi che lavora, io spero tutti, ma chi lavora sa benissimo che lo stipendio che riscuote deve essere per forza accreditato su un conto corrente. Quindi ognuno di noi deve avere per forza un conto corrente. Questo conto corrente chiaramente appartiene ad una banca perché noi mettiamo questi soldi che riscuotiamo dal nostro posto di lavoro su una banca, d'accordo? Quindi la banca poi le investe, ci fa quello che vuole. E fin qui, diciamo, un obbligo noioso perché poi alla fine una persona potrebbe tranquillamente riscuotere i suoi soldi dal suo datore di lavoro e fare quello che vuole, insomma, magari se le tiene sotto il cuscino, dentro un cassetto, no? Invece ti obbligano a metterli dentro una banca. Però uno potrebbe dire: sì, effettivamente posso ritirare volta a volta questi soldi da una banca e utilizzarli come meglio credo. Credo, no? Cioè, vale a dire, io ho che so, un bancomat, posso ritirare fino a 500 euro il giorno. Una volta che ho riscosso in 4 giorni, 3 giorni, insomma, dipende da quanto uno guadagna. Io svuoto il conto corrente e metto tutto sotto il cuscino, no? Bene, però la legge ti impedisce di fare acquisti con contante superiore a 3.000 euro. Quindi, cosa significa questo? Significa che avrai bisogno di una banca, perché, so, se vuoi comprare una moto, uno scooter, una macchina, un'automobile e quant'altro, o vuoi ristrutturare casa, chiaramente non puoi prendere questi soldi da sotto il cuscino. Devi pagare tramite una banca, anche perché se no pagheresti a nero, perché chi accetta di essere pagato non può accettare un contante superiore a 3.000 euro, quindi tutto deve passare da una banca. Allora, quindi significa la banca che riscuote, cioè che riscuote la banca che prende in mano i tuoi soldi dello stipendio, la banca che si preoccupa per te quando tu devi acquistare qualcosa, quindi i tuoi soldi, ciò che guadagni non è in mano tua, è in mano della banca. Ma uno potrebbe dire, no? Sì, è sempre stato così, ma è l'obbligo che fa incazzare, no? Cioè io sono obbligato a passare per forza da una banca e questa banca gestisce i miei soldi. E fin qui, se una persona è onesta, non cambia niente. Cambia però in quanto questi soldi che tu metti in banca ti restituiscono un tasso di interesse praticamente inesistente. Inoltre, tu devi calcolare che la banca è un servizio, pertanto avere i soldi in banca significa pagare un servizio, giusto? Bene. Allora, tu banca non solo riscuoti i miei soldi, in un certo modo le riscuote la banca, poi magari tu volta a volta le riprendi. Non solo mi metti in condizione di passare da una banca quando acquisto con cifre superiori a 3.000 euro di contanti, poi ecco, è qui che mi incazzo. Poi a un certo punto queste banche falliscono, spariscono, no? Con tutti i tuoi soldi, come è successo ultimamente in questi ultimi tempi con alcune banche che sono sparite proprio. Ma dice, però c'è l'indennizzo dello Stato che in un certo modo non copre tutto ciò che hai perso. Quindi io mi chiedo, allora, ma una persona che lavora, che guadagna qualcosa, perché deve passare da una banca? Perché la banca deve gestire il mio patrimonio finanziario obbligatoriamente senza scampo?
perché in realtà noi non siamo creditori di niente. Cioè, lavoriamo per le banche, viviamo per le banche, si muore per le banche. E se le banche muoiono, chiaramente ti tirano dietro. Quindi la cosa che fa pensare è che tutte le volte che una persona si rivolge ad una banca, questa banca chiaramente cosa ti dice? Se io ti presto qualcosa, tu mi rendi anche, tu mi rendi molto di più rispetto all'interesse che ti do io se tu mi dai qualcosa. Quindi è sproporzionata la cosa. Quindi è, diciamo, un rapporto impari fra il cittadino e la banca. Tu prova a fare un buco in banca, tu prova a fare il rosso e vedi quanto la banca ti prende. Tu prova a lasciare lì, che so, 30-40 mila euro, per farti un esempio, e vedi quanto la banca ti dà. Quindi se la banca è in debito con me dei miei soldi, che lo Stato mi obbliga a mettere dentro, perché me lo obbliga, in quanto il mio stipendio deve passare per forza da una banca, allora tu mi dai l'interesse che io ti do se vado sotto. E ragazzi, cioè questo è quanto, cioè è impari. E se la cosa è impari ancora di più perché naturalmente per tenere 2 lire in banca si spende. E se uno va a fare un po' di calcolo a fine anno, vede che a una banca gli lascia più o meno un centinaio d'euro di spesa. E niente, fino a che non ci renderemo conto di quello che è stata messa in pausa, fino a che noi, dicevo, non ci renderemo conto di cosa ci stanno facendo, probabilmente, ciao Maria Ignazia e grazie per il mi piace, forse probabilmente loro continueranno a fare ancora dell'altro. Io credo che addirittura poi alla fine prenderanno proprio parte del nostro patrimonio e ce lo porteranno via. Quindi non hai scampo. Quindi la banca è per te, no? La banca ti dà la vita, la banca ti custodisce e quant'altro. Quindi poi mi chiedo, ma perché la gente poi alla fine fa il nero? Fa il nero perché non passa dalla banca. Evita che la banca gli rubi quei pochi soldi che una persona ci mette dentro. E per rubare non intendo prendere questi soldi e farli sparire così da delinquenti, no. Intendo fare delle leggi apposta in maniera tale che questo furto sia giustificato da una legge. E con questo io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Pensateci un po'.